In nuova fete, a vista il successo i 7 giorni prima ottenuto contro Atletic Poggio, al Comunale di Secchiano viene sconfitto il Bacchia Cesenatico, squadra che lo scorso anno tra andata e ritorno fermò il giallo-blu sul doppio pareggio. Il tabù va sfatato e gli uomini di Fabbri sembrano soffrire particolarmente nelle prime battute del match. I rosso-blu dall'altra parte recriminano per qualche episodio dubbio. La direzione di gara è affidata al signor Torricella della sezione di Ravenna. Il Bacchia d'Alcone si rende pericoloso già al terzo. Appoggio per Mazzarini, traversone al centro per la corrente Battistini che da buona posizione alza la mira. Savadori, servito dentro l'area piccola, riesce a girarsi, ma sulla propria strada trova Semprini. Lo stesso numero 7 ha l'occasionissima dell'1-0, De Moniconi cross a velo di Mazzarini, tiro di quest'ultimo con un nulla di fatto. Protesta dei Bacchia al 15esimo dopo questo atterramento in area di rigore su Spagnoli. Dall'altra parte al primo vero affondo in Nova Feltia passa. Muratori si imbola su questo lancio in profondità. Catalano prova a difendere la sfera ma in realtà fornisce l'occasionissima al bomber ex Gavice Gadara che non perdona dimostrandosi freddo come il suo idolo Mohamed Salah. 1-0 e tanto di dedica al compagno Michele Gori, infortunatosi la domenica prima. I Bacchia non molla, Candoli da calcio piazzato chiama l'attenzione Semprini mentre Baldinini dall'altra parte alza campanile per la spettacolare acrobazia di Muratori, solo in montante alla sinistra di Cappelli evita la gioia meritata per un ragazzo che continua a stupire. L'attaccante corre dannatamente ed è lui a crearsi attorno alla mezz'ora l'occasione del raddoppio sventata da Cappelli. Sul momento più esaltante dei padroni di casa, Magnani da posizione proibitiva sorprende Semprini, il portiere si tuffa e respinge la palla, sfera che viene recuperata da Mazzarini, pallone al centro, Candoli ci lascia respingere la battuta che termina sui piedi di Mazzarini per il pareggio rosso-blu. In chiusura di tempo, Muratori, presentatosi a tu per tu con Cappelli, spreca calciando al lato, ma lo stesso numero 10, su suggerimento di Gori, anticipa in uscita Cappelli, vedendo sventato il suo tiro sulla linea di porta, ma il direttore di gara decreta il penalty per i padroni di casa, considerando il fallo in uscita dell'estremo ospite sull'attaccante. Dal dischetto lo stesso Muratori sigla la personale doppietta. Siamo sul 2-1, squadre a riposo. Nella ripresa, da rimessa laterale, Baldinini mette in mezzo, dove Amantini calcia in bocca a Cappelli. Qui Spagnoli di tacco, addirittura serve Sebastiani che calcia troppo debolmente. In nuova fetta avrebbe anche il gol con Stefanelli. L'attaccante sammarinese appena entrato, al momento del passaggio di Sebastiani si trova leggermente avanti con il piede del calcio. Fuori gioco dunque giusto. Sul versante opposto Magnani vede il suo tiro cross deviato in calcio d'angolo, ma gli spazi si aprono dannatamente. Muratori apre per Cupi, tiro a spiazzare Cappelli che intuffa lontano il pericolo. Per doppia munizione alla mezz'ora viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco Federico Ceccaroni, nuova fetta in 10 uomini. L'ex di turno Farabegoli ci prova in 2 occasioni con egual esito. Nel mezzo arriva anche questa palombella di Gori controllata da Cappelli, mentre Magnani recrimina poco dopo per un fallo di mano di Cupi sul suo colpo di testa. L'arbitro decide per il proseguimento del gioco, finale che porta al copyright di Stefanelli. L'attaccante qui prova la conclusione a giro, poco dopo in velocità viene stoppato in angolo, mentre dal corner vede respingere la propria conclusione dall'attento Cappelli. Al 7 minuti a termine viene allontanato dal terreno di gioco l'attaccante in maglia numero 11 Mazzarini, squadre di nuovo in perfetta parità. Ultima occasione in pieno recupero, Candoli chiede il penalty dopo un duello con Gori, ma l'arbitro anche in questo caso decide per il proseguimento del gioco. Sull'invio di Emanuele Semprini arriva la fine dei giochi e saluto finale dei giocatori al proprio pubblico con applauso e via alla prossima partita che vedrà i gialloblu impegnati in esterna sul campo dell'Alta Valconca in quel di Saludecio.